Bentornati, fratelli di Tuberanza, in un nuovo episodio su Mario Kart 8 Deluxe per Nintendo Switch. E insieme a me, come al solito, ci sono Joseph the Gamer e Blaziken68. Bentornati. Ciao a tutti, ragazzuoli! Ciao, vai così! Beh, Joseph carico come sempre, mi raccomando, Giuseppe. Allora, signori, prima di iniziare, pollicioni all'insù per supportare questi video. Sapete perché ho detto mi raccomando Giuseppe? Perché non so se avete già visto i video sul canale di Blaziken e su quello di Joseph. L'aria sta cambiando e non è un'aria positiva per il nostro Giuseppe, il videogiocatore. Cosa ne pensi? Ti dico, io oggi, sì, a vostra insaputa, sì, utilizzerò una tecnica segreta. Una, diciamo, un piccolo espediente, una soluzione che ho cercato dopo che ho notato effettivamente che vi siete allenati e siete migliorati. Okay. Praticamente un nuovo imbroglio. Tradotto, imbroglio, non sto imbrogliando. Ne hai trovato un altro? Sì, a casa mia questo non è un imbroglio. La connessione, mo ne hai trovato un altro, incredibile. Cioè, guarda, regà, adesso mi chiamo Tube. Nei vostri video era player. Non si capisce. E non si capisce. A simpatia, a simpatia. Joseph t'ha rubato. Allora, tu non lo vedi, Joseph t'ha rubato il setup. Ma veramente? Ti ha rubato la moto degli scorsi video. Sì, non ci credo. Si è messo il cagnolino pure lui. Non ci credo, Giuseppe, tutta la verità. Sì, ti ha rubato tutto il setup. Te lo dico, Giuseppe. Bro. Bro. Ma ti sei ridotto così, se, Giuseppe? Se ti passa avanti lo vedi da solo. Non ti preoccupare, mo lo vede perché gli passo davanti, vai tranquillo, mo lo vede con i suoi stessi. Vabbè, Giuseppe, ma tu pensi veramente... Oddio, no, oh no. Vai e guarda la tua moto! Non è una moto, cos'è? Comunque è un quad, quella che usavi, Giuseppe, tu, ora la uso io. Pazziato! Becca di questo, Gianfri! Quel pazziatore che non è altro! Ah, mi quel son parato! Quel pazziatore che non è altro lì... Vai, vai! Guardate, e quando mi acchiappate, vado! Di cattiveria! No! Sì, via, Gianfra! Mannaggia! Ma Gianfra, vabbè, non importa, ragazzi, c'è... Cioè, il fatto che ci abbia copiato il setup è allo stesso modo una nota molto positiva, perché ha riconosciuto la superiorità nel costruire un setup vincente. Va bene. Allora, per certi versi confesso, Pazziato, che è la verità. Ma Gianfra, ma che fai? Tatteggi pure. Tagli davanti, ops, pazziatore. No. Ma che? Ma che cosa fa? Ciapa, pazziatore. Ma che cosa fai? Ciapa. Ma fai passare così avanti a Tube. Mannaggia la morte. No, vabbè, mannaggia, dai. Ma perché? Gianfranco, mannaggia. Cosa? Sotterzo, vai, Giuseppe, vai. No, Gianfra, guarda, questo non te la perdono, oggi. Che è successo? La banana pure! Mannaggia la morte! Bravo, Giuseppe, bravo. No, non ci sto. Mirko, via, ce via, la via. Giochiamo, ce la giochiamo, zio. Ma sì, che te la sì, giochi? Sì, Gianfra, sì, è da chiappo. Non esistono più alleanze oramai, Blazi, sono... No, aspetta, no, Giuseppe, no, Giuseppe, no, Giuseppe, Giuseppe. Sei vai, una merda, sei una merda secca. Mio sei caro Blazi, secca, sei. Mio caro Blazi, sei proprio secca. Che cosa è successo, raga? Che avete fatto? Io ho visto sul traguardo il personaggio di Blazi che è ruotare come un Beyblade. Che succede? Che è proprio secco, è secco. Che ha fatto? Ti ha lanciato un guscio rosso? Era sulla linea sì, del traguardo. Era sulla linea del traguardo, l'ho sorpassato all'istante, all'improvviso, proprio all'ultimo. Sempre così. Fantastico. Mamma mia, ragazzi. Ma comunque, Joseph, perdonami se te lo dico, amico mio, te lo dico con tutto il bene del mondo. Sembra che nella tua prima corsa copiarmi il setup non abbia sortito alcun effetto positivo. E ci credo, perché finché ero primo e c'era Gianfranco che mi lanciava gusci rossi, banane e così via. Va bene, mo ti faccio vedere. Ancora, togliti. Gianfra, ma ti togli. Togliti. Va, Gianfra, vabbè. Togliti davanti. Va bene. No, Giuseppe, non mi devi rubare le cose. Incominciamo subito a far vedere chi comanda. No. Sì, infatti sto io primo. Ragazzi, stavi, guardate che primo. Guardate che tra voi due siete diventando veramente... Il cane e il gatto, no, il cane e il gatto e la volpe, come si dice? Si dice, no. Gatto e la volpe. Cane e gatto. No, quel guscio rosso, mia, perché si è schiantato là. Mamma mia.
Non c'è Giuseppe. Vai. Non c'è Giuseppe. E quando m'acchiappi più, Gianfra. Vai, ottimo così, primo in classifica. Però Blazi è sempre dietro, ti sei scelto, secondo me è una buona bomba. Guarda quella bomba che ha fatto là. Che sta succedendo? Oh. Guarda quella bomba di me. No, non dire parolacce. Vai. Sto di 3000 parolacce. No, no, non dire parolacce. Dopo le devono bippare tutte. No, io non bippo niente. Vai così. Che sei proprio secco, sei proprio quella alla secca, sei. No, non ti permettere di offendermi. Senti, non è possibile però così. Ma che è questa spada qua? Gianfranco, è la quarta volta. Sai che cos'è, Gianfranco? Arriva. No, guscio blu. Giuseppe. Ma chi l'ha lanciato? Non lo so. Ma che u? Non lo so chi l'ha lanciato. Ma è la quarta volta che io lancio gusci rossi. Vado. E dai. No, l'ho lanciato dietro sperando fossi dietro. E si stava andando su quel coso. Non ci vedo, ma togliti. No, il guscio dai, rosso però. No. Il guscio rosso. Meno no, male. Maronna mia. Meno male. Che? No, ragazzi. No, ancora un altro guscio rosso. Bravo, no, Giuseppe. No, Danz, Giuseppe, Danz. No. Un altro rosso. No, buono questo rosso. No, Gianfra, no. Ti devi togliere proprio, Gianfra. Mo ti lancio le cattiverie, ma io che ti togli, senti a me. No, Gianfra, mi hai scocciato, mo ti devi togliere. Però di cattiveria, Gianfra, mo basta, buona mo, questa, eh. Buona questa. Gianfra, ti devi togliere. Gianfra. No. Dai che sono secondo. Mo m'acchiappo pure a Mirko, ne capisco proprio niente. Sto muro di me. No. Si sleva. Mannaggia morto, no. Mannaggia. Blazi però, Blazi, mannaggia la mia. Oh raga, scusate se io non sto parlando, ma vi giuro, io ho lasciato tutto lo spazio a voi che state facendo voi l'episodio, eh. Cioè io non devo parlare. Non ci posso credere. Non ci posso provato, credere. Sì, ma è possibile che non riesci a star di avanti, Blazi? Ci ho provato. Ma sai qual è il problema? Allora c'è Mirko che è fisso terzo. Io sono primo e Gianfranco secondo. Che cosa fa Gianfranco? Mi butta la roba. Io passo terzo. Gianfranco resta secondo e Mirko va avanti. Cioè, sì. Non ha senso, Gianfra, capisci? Sì, Blazi è l'unico. Tu avanti. Blazi è l'unico che da secondo lancia roba al primo, ma lui rimane secondo. E perciò non la capisco questa meccanica. Capito? Giuseppe. Non ha senso. Considerando che sto primo, guardati anche il nuovo setup, perché sì, magari ma, ti copi anche dai, questo ma, il prossimo ma giro. Giuseppe fa continuamente false partenze e poi mi recupero, pensa se partissi bene. Come fa ad arrivare ogni volta là davanti con le false partenze di continuo. Mannaggia la miseria, cioè, non ma ha che proprio senso come cosa. Comunque questa ve la vinco, ve lo dico. Ma che vinci tu? Vince lui. Sì, lui. Mamma mia, voglio. Che cosa è appena successo? Che è successo? Mi avete lanciato un guscio da dietro, cioè verso dietro. Io ho buttato il mio in avanti per acchiappare voi e quindi si sono annullati a vicenda. Mannaggia, ma chi la sta sempre là? Ma com'è possibile? Chi è? Gianfra, ti ho sorpassato e non me ne sono manco accorto, scusami. Pensavo tu stessi. No, dai però, dai. Vai, no, vai, pure il guscio rosso a me, vai, a tutti e due. Magnate sto guscio. Sì, ma tanto sempre secondo rimani, Blazi. Cioè, vedi, sei ancora secondo. Come? Ho capito. Raga. Ah, vabbè, scherzavo. Ma dando un po' di recupero, non ti preoccupare. Bravo, Gianfra! Arriva un per te. Bravo, Gianfra! Bravo! Via! Grazie, però. Grazie per aver avuto quel tempismo. Mi avete dato proprio il modo di prendere... No. Ma cosa avete? Guardate. Con la banana di me. Sul terzo. No, Mirko! No, bella, Mirko! Mamma mia! Raga, mi è andata di culo! Raga, mi è andata di culo! Ti ha riacchiappato, non l'ha fatto! Ma che ha fatto? Raga, mi è andata di culo, non potete capire! Madonna! No! Ma chi è che mi è passato avanti? Gianfra, ti togli! Io sei levata! Wow, Gianfra, mannaggia, sono quarto! Ti devi togliere! Mannaggia la miseria, ragazzi! Se ne sta andando. No, guarda vai quella. Vai così, ti fai buttare giù dal bot, Gianfra! No, oddio, vai, no, ho sentito vai. Qualcosa fluttuare. Buono. Dai, che lo acchiappa Gianfranco. Mamma mia, Gianfranco pochissimo.
Vai, 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 vai. Levati, no, pupazzo. Lei ha acchiappato con i gusci rossi o no? Che ne so. Ciao, regà, un saluto. Non lo so. Baci e abbracci, no, eh. Aiù, no. Con margine. Non con ci margine. Posso credere, non ci posso. Gianfranco secondo. Gianfra, era ora, mannaggia la morte. Era ora, zi. Dai, ce la possiamo fare. Adesso, comunque sei con terzo, là, cazzo. Dai. Che sfiga però. Oh regà, mi è andata di culo, non potete capire. Avete presente il fulmine? Ma ti ha racchiappato, ma che ha fatto? No, allora io tu ero caduto, io ero caduto. È caduto giù e poi l'ha riportato di nuovo avanti. No, ero caduto, no, subito. No, allora io ero caduto giù. Nel momento in cui la nuvoletta mi riportava in pista, è partito il fulmine. Però la nuvoletta mi rende immune in quel momento. Capito? Perciò. E quindi io ho fatto. Ho visto un botto avanti. C'è stata una botta di culo atroce. E tra l'altro si è trovato proprio sulla pedana che lo lanciava, mi pare. O più o meno, sì, lì vicino. No. Attenzione, basta. Perché io qui rischio l'unplane, eh? È l'ultima cosa. No, non te lo faccio fa. Ti ho copiato il setup, sì, ed era per vincere. Bene, già, così, bravi. Bravi tutti e due. Falsa partenza entrambi. Bravi, così vi voglio. Sempre così, bravi. Bravi, bravi. No, Blasima, mi sei venuto dietro al buchetto del culetto, è normale. No, ma cosa dici, no? Il buchetto. Volevi? Volevi? Quella pitch di questa pitch se lo merita proprio. Se l'è meritato proprio, pitch. Ma che non è altro. Cioè, Gianfranco volgarissimo in questi video. Sì, Gianfranco proprio a sto giro. Dal meglio di sé. Vai. Allora, ho un guscio verde e tre banane. Che è la barzelletta? L'inizio di una barzelletta? Esatto. Non ne faccio nulla. E il guscio verde per poco non mi beccava stesso a me. Ottimo, c'è bravo. Tecniche molto utili. Vado. No. Mannaggia, miseria, mannaggia. Guarda. Via. Ragazzi, io ho tube alle calcagna. Ce l'ho proprio vicinissimo. No. Mannaggia, miseria. Qua sempre lui. Comunque stai risultando proprio fastidioso. Posso permettermi? Puoi permetterti, sì. Mamma mia. Oh, via, Giuseppe, via. No, almeno una la devo vincere, raga. Io non posso perdere così. Almeno questo. No, è una questione di orgoglio. È una vergogna. Anche se te lo meriteresti. Ma stai zitto. Guardiamo che ti combino, va. Non lo pensavo di superarti. Fammi vedere. Via. No, Dracarys. Buono. Fangula. Buono. Vai così. Via. Ma che ha fatto sto stupido? Sono andato anch'io. Ma Giuseppe, tranquillo, amico mio. Ti sono venuto dietro. Hai fatto bene. Meno male, guarda, perché io per questo un'altra mi sono volta per dispetto, mo mi super. No. Vai, Giuseppe. Guscio blu. Ma no, guscio blu, no! Ma non è possibile, vai giù. Non è possibile, vai, l'ho rotto il disco. Ma io ragazzi coso, non ho come parole, si chiama, cioè io non ho veramente parole. Corri. Ma guarda! Cioè non mi avete acchiappato. Adesso con però tutto mi sta andando male, eh. Adesso te lo dico, mi sta andando malissimo. Bene così. Bene. Dai che ce la possiamo portare a casa. Io non lo so se per punteggio riesco, ma qua no, devo fare l'impossibile. No, non puoi fare niente. Come non posso fare niente? No! No, dai, sono arrivato pure primo, mo. Guarda la vittoria, finalmente arrivata, non serve a niente. Corri! Ho rischiato pure di perdere la seconda posizione, tra l'altro, eh. Pazzesco. No. Che è successo? Allora, è successo che mi riconfermo campione di Mario Kart, perché mi devo riconfermare. Oltretutto in quest'ultima corsa non ho giocato in maniera impeccabile. In più sono stato un po' sfortunato, altrimenti avrei fatto l'unplan. Però bravo Joseph che è rimasto sempre lì pronto, eh. Ma Blaziken dove eri? Blaziken dove eri? Dov'è? Scusate, il mio personaggio è andato intanto ad insultare Joseph, a dirgli bastardo maledetto, la prossima volta ti spacco. Vedete, sta di tiro i pugni, ti spacco, ti ammazzo, ancora capito? Ancora la prossima volta, già l'hai fatto mo' praticamente. Ragazzuoli, quella corona deve essere mia, l'ho puntata. Un giorno sono sicuro che quella corona sarà tua, Blaziken. Ma non è questa la vita. Questo è il giorno.
Non è questo il momento. Joseph, dimmi. Tu posso dire solo certo, una cosa? Certo, devi. Joseph, vergognati, hai rubato il setup e comunque sei arrivato su. Oh! Vergognati. Gli amici. Cabra, vergognati. Blazzi. Vabbè. Ma non ci dicono ste cose. Mi hai stupito. Questo non l'ha detto Tube, che è arrivato primo, l'hai detto tu. E questo ci dice comunque tutto. Si arrivate sopra me, quindi. Ragazzi. Vabbè. Io vi lascio la parola per salutare, anche se Blazzi ne ha già detto la sua, il suo pensiero. Allora, l'ho già detto. Parlo io. Vai. Ragazzi, oggi veramente ho dato del mio meglio. Purtroppo devo ancora imparare a padroneggiare questo setup. È solo questo, niente di più. Quindi, dalla prossima, ovviamente, vincerò. Poi ho sempre la fortuna dalla mia parte, non ce lo dimentichiamo. Ogni tanto può capitare che io, ecco, possa sbandare un po', però. La strada è sempre quella spesso, della vittoria. L'ha detto Blasi. Sta capitando un po' spesso, cioè, non è che io starei un pochettino un attimo stato a court, come si suol dire, no? Stato a court. Vabbè. Vai Blasi, a te la parola per le cattiverie contro Giose. Nulla, ho detto tutto. Hai detto tutto. Va bene così. Hai ragione. Ragazzuoli, questo video è giunto al termine. Sono contento che questi episodi vi piacciano, ma ci tengo a ripetere e ribadire che tutte le prese in giro e le parole che noi ci diciamo contro in questi episodi sono solo a scopo intrattenitivo per l'entertainment. Io non mi permetterei mai di dire a Joseph che è scarso. Vabbè, questa cosa qui forse magari la tagliamo. No, però capito, cioè, un po' credibile. No, cioè, tutte le cose che ci diciamo tra noi sono scherzose. Esatto. Cioè. Mentre invece vedo che sotto nei commenti qualcuno la prende sul serio. No, ragazzi, non dovete prendere sul serio questi episodi, perché noi ci prendiamo in giro per lo spirito agonistico, niente più. Comunque sia, per oggi è veramente tutto. Noi ci vediamo con i prossimi video, sempre e solo qui, su Tuberanza. Ciao! Ciao! Ciao!